Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsi dei soldati. Io lo farò presente. I cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo. Che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Dov'è Mark? Non lo sai, lo hanno preso mentre usava delle schede razionali. Sì, da quello che ho sentito io li hanno messi in fila. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Se i vagabondi prenderanno. Basta restare calmi. Succederà anche a noi. Bene, proseguite pure. Sono libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Saluti alla strada facile. Ricucciti, ok?
Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro? Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Trovata? Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico?
Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Fermo. Spore. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo! Occhio, occhio! Aiuto! Ho la maschera rotta! Non... non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Più avanti, hai sentito? Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città. Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Di qua. Copri l'entrata. Ci penso io. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria.
Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo! Chiudila. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok. Va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Ma che è questo? Figlio di... Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Merda, da qui non si passa. Ok, bene. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che sta lì? Li vedo. Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Forza, forza. Sì, dicono che sia così in tutta la città.
stanno mettendo sotto. Ho un cugino che sta con loro. Davvero? Preciso e pulito, Texas. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa per gli altri. Ok. I contatti a nord e pure a sud, merda. Non so chi ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! L'avevamo quasi preso! Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Grazie Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Ne hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta, praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, adesso...
Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? Ma quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi.